maniera che è più, come dire, evoluta, no? Chi non suona in questa maniera sia retrogrado, però comunque è un modo di seguire maggiormente gli accordi. E allora questo è suonare tonale. Suonare modale invece vuol dire andare completamente da un'altra parte, cioè vuol dire che io praticamente mi leggo a un modo, quindi creo una serie di sequenze di note su magari uno stesso accordo e forzo un modo, cioè praticamente vado a prendere le scale che vi ho detto prima e le parallelizzo, no? Allora ha senso pensare al modo ionico di Mi, per esempio, poi al modo dorico di Mi, frigio di Mi, modo lidio, modo misolidio, modo eolico, modo locrio. Allora, sentite che sono scale, adesso prese così non è che dicano tantissimo, però danno un suono completamente diverso all'accordo. Allora, se io provo a registrare solo un basso, provo a sperimentare le sette scale in questa maniera. Thank you.
verso 7 minuti, 6-7 minuti, no? Su una nota. Quindi vuol dire, adesso l'ho fatto in modo scolastico, per cui mi stanno spiegando le cose, suonare le scale a compartimenti stagni, però vuol dire che se fate una solo, su una nota sola, questo vi permette di infilarsi veramente un sacco di possibilità senza annoiare, a mio avviso, no? Perché chiaramente è come se seguissi un percorso, addirittura, cioè, queste sono solo le 7 scale modali della scala maggiore. Pensate se poi ci aggiungo le 7 scale modali della scala minore armonica, quelle della minore melodica, la scala esatonale, la scala diminuita, e in più ci infilo delle note out, cioè posso veramente creare tantissime cose, anche a volte andando a prevaricare l'elemento armonico, cioè a volte, insomma, per ipotesi posso arrivare a suonare mezzo tono sopra, perché l'elemento melodico mio diventa predominante rispetto all'elemento armonico. Quindi questa è una cosa che chiaramente non viene così, però viene con la sperimentazione, cioè a volte col fatto di dire, allora aspetta che provo a mettere una nota che sta male perché voglio creare una tensione musicale. Per esempio, modo minore. Terza maggiore, strano, no? Però, cioè, diventa talmente predominante quello che faccio io che la terza minore dell'accordo passa quasi in secondo piano. Devo mettere un accordo diminuito. Secondario, un po' come quando io posso suonare out anche col tempo, cioè invece di suonare su un tempo e dire allora con questa velocità mi posso permettere i sedicesimi, gli ottavi, le terzine di ottavo, azzardo i trentaduesimi, ma probabilmente presto una merda, quindi uno fa un calcolo così di solito, no? Allora, per esempio, posso suonare lati e crome, terzina di crome, semicrome. Solo sui pattern che conosco, no? Allora questo è il mio campionario di quello che posso fare. Se invece provo a dire, vabbè, adesso provo a pensare a delle frasi e a sbattermene nel tempo. Esattonare, però non me la ricordo bene. Allora, diventa quasi un modo per adattare il proprio pensiero alla musica, no, scusate, far adattare la musica al proprio pensiero, no? Per cui io dico, me ne frego delle corrispondenze, penso a quello che devo suonare, no? Quindi non ho una frase obbligata da fare, ma anche se ce l'avessi preferisco tirarla un po' indietro che sbagliarla.
Per cui questa è un'altra dritta sullo studio, cioè questo non vuol dire che vi sto insegnando a suonare fuori tempo, perché poi ci sono dei contesti dove il timing è assolutamente importante. Però ci sono delle volte in cui si può improvvisare rompendo un po' anche questo tipo di schema, quindi trovo un lavoro bene. Qualche domandina? Fai sentire la domanda di quelle. Fai sentire la domanda di quelle. Una di queste? Sì, anche se non le conosco bene, però. Del schiattare. Come? Schiattare. Che cosa? Schiattare, dico, con quest'ultima spiegazione più che ok. Non potrebbe avere più. Una empatia, grazie.